Giuseppe, oggi ti volevo chiedere una cosa. Avrei bisogno di un'illustrazione, no? Perché fondamentalmente bisognerebbe trovare da dare un consiglio ai nostri amici su qualche orologio che non sia Rolex o anche può essere Anche Rolex, Rolex. certo, però che uno se lo porta al polso è un pochino, diciamo, diverso dalla normalità, ma la cifra deve essere contenuta. Contenuta. Quindi ho detto, proviamo se Giuseppe ci aiuta in questa scelta, quindi Certo. diremo anche il prezzo a volte degli Sì, orologi per capire un per avere anche po'. un parametro di spesa. Che Ok, che ti viene in mente? viene in mente? Per esempio, qualche cosa magari di classico, tipo un vecchio cronografo della Zenith in oro, con i due pulsantini anni 60, Quindi carino. automatico No, comunque. Carica carica manuale. manuale. Quindi, allora, gli automatici hanno... Gli automatici di questo tipo in realtà poi si arriverebbe al Primero Zenith, che sarebbe un orologio che si trova anche sul mercato, un orologio che con il movimento Primero lo trovi intorno da 2500 euro in su, Ma non in oro. non in oro, in In acciaio, acciaio. con Ok. uno stile chiaramente più anni 70, questo è molto più anni 50-60, anche se questo è proprio degli anni 60. E questo però è già un orologio fondamentalmente bello preciso, Sì, cioè classico, un po' classico, classico che certo. ti... Ok, se no... Se no, sullo stesso genere, ad esempio, si diceva prima di Rolex, anche Sì. un Rolex Ah, Ovettone, un si Rolex trovano già Ovettone. anche gli Sì, Ovettoni un Ovettone come questo qua, un senza orologio. cintolino. Sì, questi venivano venduti proprio con due versioni, cinturino o bracciale Acciaio. Oyster Aspetta, anche d'acciaio. il peso, cambia, Cambia, questo è automatico e quindi Adesso... un po' più pesante. Ok, e già questo però è più Pomelloni. facile perché essendo automatico le Sì, anche un persone... po' più giovanile come Bravo. orologio, come estetica, parlo. Anche chi si avvicina al mondo dell'orologio, già avere un Chiaro, automatico è più facile, non lo chiaro. devi caricare. Ok. E... Oppure ti anche, viene in per mente... esempio, sempre parlando di orologi un po' cronografi, quindi cose un po' più moderne, per esempio un orologio invece molto vecchio, degli anni, seconda metà degli anni 20, 28, 29, un vecchio cronografo della Zenith, sempre Zenith, con monopulsante cassa oro, anse a maniglia, molto particolare, raro trovarli in buone condizioni perché il quadrante, essendo di smalto, si rovinava, bastava Ah. che prendesse un piccolo urto e si crepava come una tazzina. Cintolino è il suo. Cinturino tipico dell'epoca, anche se non è, Sì, vabbè, diciamo, però è di fatto quell'epoca, però per... fatto nella stessa maniera. Questi sono orologi che portavano chi faceva gare automobilistiche, tipo periodo della 1000 miglia, il periodo della 1000 miglia era proprio con questo tipo di orologi. Sembra un piccolo orologio da tasca. Infatti era della stessa epoca, anzi in quell'epoca lì, fino a pochi anni dopo, fino al 30, il numero degli orologi da tasca venduti era lo stesso nell'anno 30 degli orologi da polso venduti. Dal 30 in poi cala l'orologio da tasca È drasticamente chiaro. e sale quello da polso Tornerà più in di maniera moda quello da tasca, esponenziale. secondo te? Secondo me sì, perché in effettiva sono rimasti talmente indietro come prezzo che oggi come oggi un orologio con le stesse caratteristiche, cronografo, Zenith come questo, rispetto a questo che è un orologio che vale più o meno intorno ai 2.500-3.000 euro, e quello da tasca ne costa meno di 1.000, per Ah. cui per forza che È torna. bellina anche una collezioncina, iniziarla, Sarebbe carina, forse, eh? l'orologio da tasca, sì. Ce ne sono tanti carini con quadranti magari di madreperla, un po' particolari. Ho capito. È E sempre questo è un crono. militare, Questo invece è un militare, eh? esercito Ah, dell'armée francese. francesino. Sì. Dodan. Dodan era la Veleno marca tipica questo. di quel tipo di orologi, sempre solo per l'esercito E francese questo o come prezzo però? colonie. Questo invece come prezzo siamo entro i 3.000 euro, intorno ai 3.000 euro. E fondamentalmente i militari alla fine hanno proprio il loro segmento, no? Sì, e i militari devo dire che vanno da zero, cioè nel senso da 300-400 euro fino a qualche Sì, centinaio. vabbè, quello è chiaro. E potrebbe essere un investimentino carino, alla fine un È una bella militare collezione, i militari erano una bella collezione, è manuale anche vasta come questo. collezione perché se fai tutti i militari, quindi dai solo tempo ai cronografi e ai subacquei, Ti diverti, sì, ma ne sono tanti, al numero sono tanti. eh? Ah. Chi fa le collezioni un po' a famiglia, magari sceglie, dico, la famiglia dei Rolex Submariner piuttosto che dei Rolex Daytona o Submariner, ma alla fine sono un numero di orologi che, insomma, sono Contenuti, entro, via. sì, una ventina di modelli c'è tutto. Questi devo dire che spazieresti in centinaia di modelli. Sono collezioni di militari anche da 500-600 orologi, Non ci credo. diversi l'uno dall'altro. Ho capito.
E siamo a 3.000. E siamo a 3.000. Per esempio a 3.000, sempre intorno ai classici, il classico Vacheron Constantin extrapiatto. Questo vale è da meno. Signore. Questo però, è da signore, questo... vero? Giacca, cravatta, sì. Serata di beneficenza. Di sì, sì, infatti, sì, infatti. No, questo ragazzi ci vuole. Dovresti avere classe. Forse qualche anno di più. Sì, ci vuole della classe. Tra 30 anni te lo ripropongo, se ci sono. Sì, 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 sì. Te lo ripropongo. Magari ti diverti di più con un Rolex. Tu sei simpatico, vedi? Turnograph come questo magari è un po' meno classico, quindi più giovanile. Ma sai che il turnograph alla fine mi è sempre piaciuto? Tu ce l'hai anche avuto? Sì. Ce l'hai anche avuto il turnograph? Sì, bianco, vero? Sì, tutto bianco. Acciaio con la ghiera d'oro bianca. Mi è sempre piaciuto perché è un orologio comodo che non costa tanto. È stato il primo orologio con la ghiera girevole, sì, proposto sì, sì, dalla Rolex. È vero. Da lì nacque il Submariner. Ah sì? Non lo sapevo. Il Submariner è nato dalla ghiera girevole del turnograph. Nel 53. 52 fecero il turnograph, nel 53 fecero il Submariner, prima serie. Questo è acciaio odo, eh? Questo è acciaio odo. E l'acciaio odo comunque, vedi, alla fine... Ora arriva, l'orologio allora, ora ripreso. È ripartito piano piano. Sì, sì, sì. E potrebbe essere da suggerire, però alla anche, fine... Appunto, anche, altrimenti... Per sai... ora ti dico, i miei, quelli che piacciono a me in questo momento, li metto qua, eh? E quelli che non prenderei... Sono allora, dell'acciaio oro il più classico è chiaramente no, questo modello però... perché è quello proprio... questo è più visto questo allora, è... il vantaggio di questo è che è uomo donna, cioè lo portano tutti sì. Un uomo, una donna, questo è un tipo di orologio che chiunque se lo può mettere al polso e se è in casa lo usano tutti, figli, marito, moglie sì. Forse semplice via scelta classico, ti sbagli è più classico sì. Un orologio che sei giusto entro i 3.500 euro nonostante sia acciaio oro. E sì. L'alter ego di quello è chiaramente senza data, però quello è senza data esattamente. L'alter ego di quello di è il Just da 36 mm con la ghiera d'oro bianco, che grande. È l'altro orologio che è uomo-donna. Sì. È grandino per le donne, grandino 36, però piace molto alle donne 36 mm come questo, con il quadrante magari con diamantina, quello è il top della gamma. Sì, perché una donna poi sceglierebbe quello. Effettivamente, il quadrante sembra una cosa insormontabile, ma si può cambiare quando si fa. Sì, certo, quello sì. Oddio, quindi, negli ultimi modelli no, perché no, è riportato questi, sulla garanzia, in ma in questi si dava la libertà di poter comprare il quadrante in un secondo alla fine tempo. Te lo personalizzi alla fine come vuoi. Senz'altro, no? Quello senz'altro. Questo, mettiamo, poi, quello. Insomma, a Giubileo, quindi oggi è di moda, è il Giubileo. Quindi, vai. E sempre per la moda di oggi, forse l'orologio più di moda di oggi qual è? Il quello che andava sulla luna. L'Omega Speedmaster Moonwatch, carica manuale, vetro plastica, ancora fatto come lo facevano negli anni, un po' più pesantino, certo. Blocco d'acciaio. Sì, sì, sì. Questo diciamo che l'hanno replicato dalla fine degli anni 60 fino ad oggi, direi identico, tranne piccolissimi particolari tipo il bracciale principalmente, ma per quel che riguarda il corpo cassa, quadrante, vetro è rimasto sempre questo. Quello. È più maschile. Questo è solo maschile, bisogna vedere una donna con al polso lo Speedmaster. Però è sempre un orologio che ha, negli anni ha avuto il suo numero di vendite, anzi ora è veramente elevatissimo, anche perché hanno fatto migliaia di modelli, non migliaia, no, ma centinaia di modelli negli ultimi 10 anni che sono e veramente... te me lo consiglieresti? Sì, 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 sì. Questo direi che in una collezione starebbe sempre bene. Se uno deve collezionare un cronografo, questo è il cronografo da collezionare insieme ad altri. Certo, però ci vuole, via. Per esempio un altro orologio da collezionare sarebbe... Nero. Nero, bravo, nero. Che invece più comune è quello fondo chiaro con numeri oro o numeri blu. Ma il nero l'hanno fatto, era un modello Panda ed era fondo nero con i contattorini. Sai la prima volta che lo vedo? Non ne hanno fatti molti, no, non ne hanno fatti molti. Figurati te. È carino. Che... Sì, un po' elegante. Bello grande, si mette il polso, questo anche in un polso sì, proprio sì. Da uomo è un bello orologio. E questo lì è da uomo poi alla fine. Sì, 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 sì. E questo è bello, guarda che com'è bello più... piace di più il nero. Sì, bello classico però... si porta, è un'ottima alternativa a un orologio con bracciale acciaio tipo i classici Rolex. E questi logicamente senza il bracciale in metallo. Questo non è proprio previsto, il bracciale. Il suo bracciale è questo. Il suo bracciale è sempre diciamo un cinturino in pelle che può essere più facilmente coccodrillo ma anche pelli diverse ma... Però questo lo metto di qua perché mi piace. Ah sì, ti metti da quelli che ti piacciono. Quelli di qua si guarda. Allora vediamo il prossimo da che parte lo metti, questo da che parte lo metteresti? E questo lo metto nel mezzo. La via di questo è grosso per è me. Grosso, cioè grosso. Questo pubblico lo... questo ha il suo pubblico, sì. Il Panerai ha proprio il suo pubblico, c'è gente che ne ha decine di Panerai, modelli diversi, questo è del 2001 con l'indicatore di carica automatico, quindi con l'indicatore di carica che ti dice quante ore di riserva di carica ti restano se lo togli. Ma sai che ero convinto che ce l'avesse a ore 9? Allora questo essendo del 2001 c'è cioè secondi centrali invece di avere i secondi a ore 9.
È vero, il modello è cambiato qualcosa. Intorno al 2000-2003 c'era un modello successivo che era identico come indicatore di carica, ma con i secondi piccoli. Ah, ecco, c'era qualcosa. No, no, questo c'era al centro. Figurati. Sì, però questo effettivamente è grosso. Allora, questo, la fascia di prezzo è la stessa più o meno dello del portoghese, quindi siamo intorno ma anche la grandezza poi alla fine vedi sembra, ma sì, vedi, sì. Alla fine è un pochino più grande la cassa. Anche l'epoca più o meno è la stessa, cioè quando è rinato il Panerai erano più o meno gli anni che la IVU si è creato questo orologio portoghese, quindi siamo all'inizio degli anni 90. E... Dai, lo metto nel mezzo. Sì, lo metti nel mezzo. Sì, la vediamo al prossimo dove lo metteresti. Questo è il mitico Big Block. E questo è bello. Questo è il Big Block, che sarebbe il Tudor cronografo con la cassa alta, il vetro plastica. Fedele replica del Daytona a carica manuale, perché quello lì praticamente... vabbè, alla fine la grafica è quella. E poi la marca era la sottomarca della Rolex, quindi è chiaro che avesse particolarità similari. Questo ha gli stessi pulsanti a vite del Daytona, la cassa prodotta dalla Rolex, il bracciale prodotto dalla Rolex, tranne la chiusura di Proie, anche marcata Tudor. Quindi è un Rolex per tante cose, tranne che per la meccanica. La meccanica invece no, la meccanica è Tudor, va giù in pratica. Non va giù. Però il suo fascino c'era, secondo me. Allora, questo orologio ha avuto due fasi. Una che non piaceva molto perché era molto alto. Certo. E la seconda che piaceva molto perché era molto alto. Il Sea-Dweller. Tipo il Sea-Dweller. Dici? C'hai anche quello. C'ho anche quello, guarda. Hai chiamato il Sea-Dweller. Questo, guarda, lo metto spostato, ma... Il Sea-Dweller è un bello orologio. Sì. Diciamo che il subacqueo della Rolex è un po' più raro. I sub vetro plastica, vetro zaffiro, con datario, senza datario. Quando arriviamo al Sea-Dweller, nel vetro plastica è il massimo. Doppia scritta rossa, poi è veramente il colmo. Quello lo regali, no? Quello è proprio di regalo. È di regalo. Se compri 100 di tutti gli altri. Vedo, di tutti, eh? Di tutti. Tutti questo è carino, questo, diciamo che... E la bolla non c'è perché spaccherebbe il vetro, no? Perché quella profondità, 1220 metri, questo rialzino della bolla del datario in pratica sfonderebbe il vetro, perché la pressione per centimetro quadrato è veramente molto elevata. Sono più di... Guardavo l'altezza della cassa, alla fine è più grossa. È il Big Block. È il Big Block. Sì, infatti è Big. Sì. Però questo va di qua, Sì, quello lo metti in là. Sì, vediamo il prossimo dove lo metti. Se uno ti propone un cronografo... proprio da corsa in pista degli anni 70 come Lawyer Carrera. Questo è bello. Molto colorato. Non l'avevo mai visto. Mai visto? No. È molto colorato quell'orologio. Un po' bello. Cronografo automatico. Però vedi, questo forse, per quanto riguarda la nostra chiacchierata, è già un orologio, a mio avviso, da mettere in un cassetto. Tutti i giorni... No, si porta, la cassa è impermeabile, sì. Cianti rotondi, quindi impermeabile. No, quello, cassa a vite, vedi sotto. È raro questo, non l'avevi visto, cioè è raro. Ma di questi ce ne sono tante produzioni, addirittura quelle precedenti hanno anche un valore molto, molto più alto. Ah sì, eh? Sì, questo sì, quanto sì. Viene? Questo è un orologio che costa più o meno intorno ai 4.000 euro. Ah. E le produzioni precedenti molto più care. Okay. Questo c'ha un movimento alle mani, invece i precedenti avevano un movimento val giù e quelli sono più cari. Ho capito. Sì. Però mi piace. Carino, però. Di qua. Ora vediamo invece se ti metteresti l'orologio più classico che... No, però come è bello. Questo è l'orologio di Richard Gere in autunno a New York. Sì. Ma sai, io è l'oro che è un po' giallo. Del resto anche Richard Gere aveva l'oro bianco, non l'oro giallo. Vedi. Però il modello era quello. No, però è la misura grande. Tipico classico. Questa è una serie limitata a carica manuale, non è il classico automatico col datario, infatti non ha il datario, perché era la fedele replica del modello che aveva fatto la Cartier negli anni 30. Bello grande, se lo mette al polso, quello fa veramente un... Sì. Un bananone. Era l'epoca degli orologi rettangolari banane, quello era proprio il tipo. Che poi per ora è l'unico rettangolare che è l'unico rettangolare, vedere. Perché sono sempre un po' raretti i rettangolari. Sì, ma lo consiglieresti? Io sì, quello non lo consiglierei come orologio elegante, in alternativa magari a quel Vacheron che abbiamo detto prima. Allora lo metto accanto al Vacheron. Sì. Addirittura qui siamo scatolati. Un po' di collezione, per esempio, questo è molto carino. Ma che anno è? Questo è un orologio degli anni 50, 1959, dicevo 60, ma è proprio del 59. Questo cinturino mi piace tanto. Bracciolino elastico, automatico, carino, Sì, questo è stato mantenuto completo con la sua scatolina, la sua garanzia. Perché anche quello, se io dovessi consigliare a qualcuno un orologio, sì, no? Di
usato logicamente. La differenza della scatola e della garanzia che mi è tanta, tanta. Più vai indietro nel tempo e più la differenza di prezzo è alta. Certo. Quindi un orologio degli anni 90 con scatola e garanzia supera chiaramente uno che non l'ha la scatola e la garanzia, ma quando vai indietro negli anni, il Daytona per esempio famoso, anni, carica manuale anni 60, se lo trovi con scatola e garanzia non dico che costa il doppio, ma ci si va vicino. Non ci credo. Eh sì. Pulsanti a pompa con scatola e garanzia Daytona potresti spendere almeno un 40% in più del modello senza. Sì. No, questo però ti devo dire, da usare tutti i giorni, lo vedo più un po' da collezione e basta. Sì, eh? Il fatto di avere il bracciale elastico, sì. Di questo forse guarda, la cosa più carina è questa Deployan col festone grande, oh. Che è ormai scomparsa, anche perché come si rovinava il bracciale veniva cambiato e quella Deployan andava a finire persa. Io invece l'ho mantenuto completo. Sì. Se rimaniamo sempre sui Rolex, ormai chiudiamo in bellezza con tutti i Rolex. Che ci abbiamo? Abbiamo. Aspetta, chiudiamo la scala di garanzia, ma io questo non... presidenziale, ovvero il Day Date. Questa che poi era il top di gamma. Cos'era il top di gamma? Su qualsiasi catalogo Rolex degli anni, fine anni 50, 60, tutti gli anni 70, fino agli anni 90, c'era sempre il Day Date in copertina. Che poi lo fanno in tutte le lingue, alla fine cambia il disco, il disco, no? Datario è nelle, la pubblicità diceva, nelle 23 principali lingue, sì. Che sono tante, sono tante le lingue. Sono tante. Sì. E qui se uno lo volesse mettere in un'altra lingua si trova, sì, ancora il disco datario si trova. Si trova? Sì, sì, sì. Ok, quindi lo posso personalizzare anche si questo. Si mette in qualsiasi lingua, con gli idiomi giapponesi piuttosto che con i dischi in arabo, in francese, inglese, italiano. Sì, 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 sì. Nei 23? Nelle 23 principali lingue, che sono un po' tante. Sono tante. Ma quindi questo però ti dirò, allora, oro nel mezzo. Nel mezzo. Mettiamo ce l'hai messo un po' nel mezzo. Sì, perché l'oro... Ferma un attimo. Questo è un orologio strano. Un prototipo. Un prototipo. Perché la cassa Rolex, con quel tipo di cassa, aveva fatto il movimento a quarzo, quindi il Rolex Oyster Quartz. Questo è automatico. Ma una piccola serie l'aveva fatta anche con movimento automatico. Figurati. Sia in acciaio che in acciaio e oro. Questo è uno dei pochi in acciaio. La referenza di questo qua è 1530, un modello abbastanza raro, che il mercato però non ha ancora scoperto appieno, data la rarità, perché è un orologio che... costa un po' di più di un Day Just normale, senz'altro, perché un orologio costa più o meno intorno ai 7.000 euro, però come rarità dovrebbe valerne molti di più. Quindi uno dovesse fare un investimento, questo forse sarebbe uno di quegli orologi che se lo mette da parte non sbaglia di sicuro per i prossimi 10 anni. Bel consiglio, l'accettiamo. Mettiamo qua. Siamo qua. Gli ultimi due orologi che propongo sono due sportivi della Rolex con vetroplastica, il GMT Master e il modello Explorer 1, in questo caso degli anni 80, l'uno e l'altro, anche questo è degli anni 80, in quanto è vetroplastica, ma con i bicchierini all'interno, quindi non con i pallettoni. La referenza è la stessa, 16750, che poteva avere i pallettoni alla fine della serie di GMT Master o i bicchierini. Questo è proprio l'ultimo, in quanto ha già i bicchierini come il modello Zaffiro, che poi poco dopo è uscito. C'era già il GMT 2 quando questo qui era sul catalogo, però il GMT 1 era rimasto con vetroplastica. Ho capito. E dimmi un po' una cosa, questo ha la ghiera sostituibile o è, sì, solo nera? Questo è la ghiera sostituibile, perché questo veniva venduto o con ghiera nera o con ghiera molto più facilmente blu e rossa. Si trovano o è, sì, un, sì, problema? No, no, una parte di ricambio che è ancora fornita, si può trovare, chiedono chiaramente, la Rolex vuole i numeri di cassa dell'orologio perché non sia... E su questo ci monta il nero e poi il... Blu e rosso. Ok, sì. Quindi eventualmente se uno volesse anche aggiungere al suo acquisto, certo, un pezzo ghiera, di ricambio che fondamentalmente, certo, potrebbe piacere a... già il blu tutti e due e il rosso, sì. Ok, e il prezzo della ghiera? Ma credo che sul mercato si trovano più o meno intorno ai 100-150 euro, originali ovviamente. E poi invece qua si va sull'Everest. Questo invece è il modello Explorer 1, nato, sì, nato proprio con l'ascesa all'Everest da parte del neozelandese, che praticamente se ne andò con un orologio tipo questo, che non si chiamava chiaramente Explorer, ma era il normale dell'epoca, da lì in poi si chiamò Explorer, chiaramente i primi, siamo nel 1953, quindi orologio molto alto di spessore, ha una cassa diversa,
Ma quel tipo di orologio, con quella grafica con cui poi fu diciamo rifatto, aveva questa particolarità di avere il 369 con materiale trizio in fosforescenza, e quindi che sia ben visibile anche di notte. Un orologio un po' più robusto del normale dei Just, assente della data, ma un orologio di dimensioni Ah, poi 36, alla fine è quindi un'icona anche questa, sì, perché... senz'altro, quello senz'altro. Allora, alla fine mi hai fatto vedere da 2 a 10, Praticamente da 2 a 10, da sì, 2 a diciamo da 2 a 10. 10. E io ti dovessi dire, io faccio la mia scelta e ascolto te. Io sinceramente pescherei questo. Ah, pensa un po'. L'avresti Hai detto? l'animo del collezionismo, Pietro. Perché alla fine secondo me è Viene fuori sempre. portatile tutti i giorni, portabile via tutti i Eh sì, giorni, vero, vero, vero. però alla fine se io ascolto Giuseppe faccio investimento sul futuro. Sì, quello è proprio l'investimento per i prossimi 10 anni. E poi Sono ne vedi convinto mezzo che dai, perché sia. questo era troppo scontato. O anche, ero indeciso, guarda, i due erano questi Questi due, due, un Rolex e un Evo sì, due orologi sinceramente anche completamente questo diversi. perché, però proprio questo, non il bianco, Certo, forse proprio quella questo. versione. Perché gli altri, sì, però devo sceglierne uno, prendo questo. Te che prenderesti? Sai che non è tanto semplice. Io ne prenderei due, Eh te ne hai no, scelti due, uguale. ne te ne hai scelti due, ne scelgo due Va anch'io. bene, fa come ti Io pare. prenderei un orologio d'epoca, tipo questo, che mi piace tanto, Vedo. un orologio da cronografo, diciamo, da gare di auto o cose del genere, questo mi piace molto. E il secondo orologio che prenderei, io prenderei il C2L. Come mai? C2L perché è un orologio robusto. Metti a polso questo orologio, fai tutto quello che devi fare, non c'è limitazione di niente. Quindi alla fine abbiamo scelto. Facciamo una classifica di prezzo. Sì, Allora, si parte di qua, Sì. che ha un prezzo di Sotto i 3.000 sotto i euro. 3.000. Poi andiamo al portoghese, Portoghese, che invece siamo sui 4.500. 4,5. Poi andiamo al dei Just Date, no date. Date Date. 15.30, un orologio che costa più o meno intorno agli 8.000 euro. E chiudiamo con il Che costa poco single. meno, il C2L, Allora facciamo intorno ai così. 7.500. Ok. Diciamo che ci siamo scelti quattro orologi che spaziano Sì. tra sotto i 3.000 fino agli 8.000-8.500. Ok. Allora, consiglio della settimana è fatto. Ciao a tutti. E Grazie, grazie di grazie tutto. soprattutto a chi ci presta gli orologi. Quello è vero, prima di tutto loro.